Olimpica 2007. A te, Gemma. Sì, buonasera. 59 anni, lascia la moglie e tre figli. Paolo 10, presidente e socio fondatore del comitato del CISP, il Comitato per lo Sviluppo dei Popoli. 25 sedi in tutto il mondo. Io mi trovo invece all'interno della sede italiana, quella romana di Via Germanico. Qui nessuno riesce a darsi pace per la perdita di un professionista stimatissimo, soprattutto di un amico meraviglioso. Accanto a me c'è Giulia Olmi, amica dall'età di 20 anni di Paolo 10, e anche lei socia fondatrice. Ecco, avete sperato fino alla fine che non fosse mai salito su quel volo Paolo 10? Sì, effettivamente quando ci è arrivata la notizia non ci volevamo credere, e fino all'ultimo pensavamo che fosse stato un cambio di programma, o alla fine che ci fosse qualche superstite. Invece è arrivata questa tristissima conferma. Paolo ha perso la vita in un paese che amava, l'Etiopia, dove aveva vissuto molti anni. Sì, è uno dei paesi, l'Etiopia, uno dei primi paesi dove abbiamo cominciato a lavorare, dove dall'inizio degli anni Ottanta abbiamo una sede, ne abbiamo circa 26 in tutto il mondo, ma quella etiope è quella proprio a noi anche più cara, perché è una delle prime, e Paolo soprattutto ci ha lavorato, ci ha vissuto anche con la famiglia, è un grosso conoscitore proprio del paese e soprattutto delle necessità da un punto di vista umanitario. Un punto di riferimento importante nel mondo della cooperazione, la perdita di Paolo 10. Ricordiamo che tra le vittime ci sono anche tre persone straniere ma residenti a Roma. Una è una ragazza inglese che lavorava alla FAO e altri due sono dipendenti del World Food Program delle Nazioni Unite. Da Roma è tutto, la linea allo studio. Ringraziamo Gemma Giovannelli, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.